Ciao a tutti, bentornati sul mio canale o benvenuti se siete nuovi. Io sono Emanuela e oggi andremo a provare le nuove uscite di Astra. Sapete che è un brand italiano che mi piace tantissimo, quindi appena esce qualcosa di nuovo, quasi sempre vado a comprarla. Stavolta ho fatto l'ordine, che mi è arrivato in questa solita bellissima scatolina che io vado sempre poi a riciclare. All'interno i prodotti sono sempre super imballati con miliardi di carte. Astra è sempre partner ufficiale di X-Factor. Qua c'è la cartolina che mandano di solito, c'è anche uno sconto poi sul prossimo ordine del 10% e ci sono poi i prodotti all'interno che ho ordinato più il loro omaggio. Omaggio che vi faccio vedere subito per farvi capire come sono carini e come sono molto attenti sempre. Non lo andrò a utilizzare perché ho la palette, quella con la parte davanti trasparente più grande che ha gli stessi colori pressappoco, quindi questa la vado a regalare a qualcuno. Questa si chiama Astra Perfect Eye Palette nella colorazione, non lo so, non c'è scritto, quindi può darsi che è un'unica colorazione. Ah no, Palette Smoky Night, ecco, questo è il nome della palette. All'interno ha questi colori dal blu al nero al grigio, c'è questo colore che è sempre un grigio molto chiaro. Sono dei colori. Allora, questo è un matte con all'interno dei micro glitter. Questo fondamentalmente è la stessa cosa, però ne ha di più, almeno a vederli così. Mentre questo credo che sia il blu, sia un colore satinato. Quindi questa palette andrà dritta a qualcuno, perché io non la utilizzerei avendo già l'altra. Poi ho comprato per provarla la Outline Waterproof Lip Pencil. Dovrebbe essere una matita labbra no transfer, di quelle con lamina estraibile. L'ho presa nella colorazione 04 First Nut, talmente piccolo. Comunque è un color nude, niente di eccezionale. Non sono andata a provarla oggi perché, come vedete, è un look più rosato, mentre questo è più nude. E peraltro ho messo un gloss di Astra, quindi non è una matita che andrei a utilizzare con i gloss, perché se effettivamente è waterproof e resta lì dove la mettete, quando il gloss poi se ne va, non mi piace l'effetto di questa matita che contorna le labbra. Io questo tipo di matite le utilizzo per i rossetti a lunga tenuta o quelli, insomma, matte, ma non certo per i gloss, quindi l'andremo a provare poi in un altro momento. I protagonisti di quest'ordine sono sicuramente questi due prodotti, cioè il Duoversity Eyeliner Mascara. Allora, io ho comprato la tonalità 06, il numero 06, però in effetti avevo scelto, cioè volevo comprare, poi non so cosa è successo, evidentemente ho cliccato male, avevo scelto un'altra tonalità che era quella con l'eyeliner bianco e il mascara blu. Però vabbè, è andata così, quindi oggi, come vedete, ho provato questo. E poi ho comprato la palette di glitter, la numero 04. Sono sempre 6 in tutto, se non sbaglio, o sono 4? No, forse queste sono 4 e queste sono 6, perché questa era l'ultima. Comunque ve lo dico da qualche parte. Io ho comprato questa, che era quella più colorata, forse tra tutte. Vi meravigliate, non credo proprio. Come dice il nome, sono tutte palette che contengono solo e esclusivamente glitter, quindi sono delle palette che potete utilizzare
Da sole non credo, ma in combinazioni con altre palette, quindi con palette di soli matte, con palette normali che abbiano matte shimmer, insomma sono delle palette secondo me queste qua piccoline perfette da usare in periodi tipo di festa, in periodi in cui vogliamo quel qualcosa in più che rende il look più particolare, o per una serata, per chi va in discoteca, per chi va alle feste. Comunque, sono palette perfette, piccoline, da usare con parsimonia, perché sono sempre glitter, quindi vanno usati in un certo modo, insieme ad altre palette. Per esempio, ci sono questi due, cioè questo blu elettrico e questo nero, perfetti per uno smoky, magari da stendere il blu su tutta la palpebra, oppure da stendere al centro del nero messo su tutta la palpebra. Insomma, ci sono varie combinazioni. Quando utilizzo i glitter, di solito o li stendo su tutta la palpebra, ma dipende dal colore e dalla serata, insomma, dall'occasione. Oppure vado a utilizzarli come vi farò vedere tra un po', come potete già vedere probabilmente, quindi utilizzati come accento al look, quindi per rendere il look più particolare senza poi strafare. Ed è quello che ho fatto oggi, che ho provato a fare oggi. Quindi, che dire, ci sono diverse palette di glitter, sia di marche molto costose, non necessariamente italiane parlo, però io credo che sia uno di quei prodotti per cui veramente non vale proprio la pena spendere così tanto, perché non li utilizziamo così spesso, a volte ci dimentichiamo persino di averli. Quindi spendere, vi dico, ve lo dico quanto costa, ma intorno a 10 euro. E non ve lo dico perché non so dove ho messo la cartolina con i prezzi. Comunque, una decina d'euro. Questo è il costo. Per una palette di glitter penso che sia sufficiente. In Italia abbiamo visto che le ha fatte Nabla, quel pack è davvero bellissimo, tutto trasparente con i quattro colori di glitter. Già parliamo del doppio del prezzo, ma non è tanto questo, è proprio l'utilizzo che se ne fa. Quindi secondo me è un buon compromesso questo tra qualità e costo del prodotto. Proprio perché non è un prodotto che sfruttiamo così tanto. Perciò io poi vi dirò alla fine che cosa ne penso, ma già vi anticipo che se volete una palettina di glitter, penso che possiate decidere per una di queste. E ci sono vari colori, vi dicevo. Io ho scelto questa perché era quella più nelle mie corde, però sicuramente troverete quella che vi piace di più. Abbiamo chiacchierato abbastanza, quindi vi faccio vedere come ho realizzato il look. Dato che la palette che andremo a provare oggi, come vi ho fatto vedere prima, è solo di glitter, ho bisogno di una base, su cui andare a mettere questi colori dopo. Perciò ho scelto la Hidden Escape, che è una palette sempre di Astra che mi piace tantissimo. All'interno ha questi colori molto belli, mi sa proprio di primavera, anche se è autunno. Per la base non andrò a creare nulla di particolare perché ci saranno già i glitter che daranno il senso a tutto il look. Quindi voglio andare semplicemente a mettere dei colori leggermente più scuri all'esterno sui toni del rosa. Quindi credo di mettere questo e poi questo bellissimo duochrome su tutta la palpebra. Non so, forse andrò a scurire poco poco con questo, ma non ne sono proprio sicura. Direi di cominciare, quindi andrò a mettere in tutta la piega dell'occhio il primo colore, cioè First Bite. Ho già messo il primer sugli occhi, chiaramente. Quindi questo è il primo colore messo,
È un colore molto carino, non è un fucsia acceso, quindi è un colore molto portabile. Vado a stendere su tutta la palpebra mobile il colore Iridis, insomma, questo colore chiaro duochrome sul rosa. Prima di mettere il colore, chiaramente vado a mettere un pochino di glitter primer. Oppure potete semplicemente spruzzare il pennello. Quindi, come vedete, ho messo anche una riga abbastanza sottile di eyeliner e prima di passare ai glitter voglio andare a provare il Duoversity Eyeliner più mascara. E inizio con la parte dell'eyeliner, che è un colore tipo quello che ho messo in polvere. E, se funziona, e spero che funzioni, è uno di quei prodotti giusti per fare dei look molto grafici, cosa che io faccio difficilmente, che però mi piace molto vedere. Quindi, quello che voglio fare con questo eyeliner, visto che l'eyeliner l'ho già messo, come potete vedere, è semplicemente tracciare delle linee per provare il prodotto per vedere se è un pennellino abbastanza sottile e preciso per fare questo tipo di lavori. Quindi sotto la riga di eyeliner che ho già messo voglio andare a mettere questo colore e poi portarlo verso il centro dell'occhio. Vedete, niente di complicato, però è un colore bellissimo metallizzato, quindi comunque si nota, cioè riuscite a vederlo. Per questo non ho messo un colore scuro nella parte più esterna, o meglio, vediamo poi alla fine come risulta il look, ma tendenzialmente non credo che lo metterò. La cosa complicata è fare l'altro occhio, quindi lo faccio e poi torno. Quindi non sono stata proprio così precisa, però diciamo che il prodotto funziona e poi essendo metallizzato si nota, insomma, è molto, molto carino anche il colore. Nonostante lo sbaglio che ho fatto nella scelta, però il colore mi piace molto. Prima di mettere i glitter, sto rimandando, ma li metterò, non vi preoccupate. Vado a fare una cosa che di solito non faccio, cioè mettere una matita nera all'interno dell'occhio, perché comunque la parte preponderante dei glitter che andrò a mettere sarà, il nero. Quindi metto la matita. E la uso anche sulla rima esterna inferiore come base. Allora, si dovrebbero attaccare da soli, quindi senza mettere glitter primer o chissà che altro, però insomma, per sicurezza, visto che ho la base già bella che è fatta, vado a mettere un po' di matita nera anche fuori. Il primo colore che vado a mettere è quello più chiaro, con un pennellino piccolo. Vediamo se si proleva. Sì, si proleva bene. E lo vado a utilizzare come punto luce. Riuscite a vedere? Non lo so se si vedono. Comunque è un colore con la base trasparente con tantissimi micro glitter all'interno. Di vari colori perché vedo l'arancio, il rosa, l'azzurro, bello, molto carino. Ok, dopodiché voglio andare a utilizzare, sono indecisa se mettere questo o questo, ma io direi di mettere questo. Quindi questo verde che sembra davvero bello e lo vado a mettere
solo nella prima parte. Vedete che bello. Passiamo quindi al nero, sempre con lo stesso pennello, eh. Allora, penso che riusciate a vedere che il colore nero ha fatto un po' di fallout ed è stato quello con cui ho lottato un po' di più. Alla fine è molto bello, si lavorano bene tutti i colori. Il look mi piace molto, è molto luminoso, però non è troppo, cioè nel senso non sono glitter stesi su tutta la palpebra, quindi proprio da serata importante, ma anche così rendono il look più particolare senza essere esagerati, perché sono fondamentalmente dei particolari, ecco la parola più corretta. Il nero è quello che ha fatto fallout, vi ripeto. Ma è anche quello un pochino più difficile da prelevare tra i tre che ho provato, perché si sbriciola un pochino. Quindi quello che vi consiglio da questa primissima impressione è comunque di utilizzare una base. Nonostante io avessi messo la matita nera come base, sarebbe il caso di utilizzare o un glitter primer o di spruzzare un pochino il pennello e poi andare a mettere il colore comunque su una matita che faccia da collante. Comunque sono prodotti che mi piacciono tutti quelli che ho provato. Questo colore, cioè, è uno spettacolo. Il verde è bellissimo. Mi piacerebbe molto provare anche gli altri, però ho già messo abbastanza. Magari li proveremo in qualche altro look. Quindi non ci resta che utilizzare il mascara. È un mascara colorato, ma non è verde, non è blu, non è viola, è un colore molto scuro, tra il prugna e il marrone. Di solito non utilizzo mascara colorati, lo facevo in passato utilizzando solo ed esclusivamente il mascara blu solo sulle ciglia inferiori oppure sulla punta delle ciglia superiori. Un colore del genere potrei utilizzarlo su tutte le ciglia, però facendo poi un secondo passaggio. Quindi inizio a stendere questo e vediamo che tipo di mascara è, e dopo vi faccio vedere come rendo più profondo lo sguardo, perché i mascara colorati tendono a far perdere la profondità. Quindi questa è una primissima passata. Devo dire che divide abbastanza bene. Lo scovolino è in setole, non è in elastomero, quindi mi piace. Ha questa forma un po' a cono. La seconda passata già ha reso tutto un pochino più complicato, nel senso che è uno scovolino che raccoglie molto prodotto e quindi cioè va distribuito poi bene, altrimenti rischiate di fare grumi. Quindi, come vedete, forse non si vede niente, non lo so. Comunque, io da vicino lo vedo. Non è un mascara che possa essere paragonato a un mascara nero, è più l'effetto di un mascara marrone. Quindi, quello che faccio di solito quando utilizzo mascara colorati, che per me sono un accento, non sono il solo mascara da utilizzare, vado a mettere un po' di mascara nero. Ho preso questo sempre di Astra, l'Instacurse, e lo vado a mettere proprio alla base, ok? In modo che le ciglia, cioè, diano quella profondità allo sguardo che è data da un mascara nero. Quindi vedete,
Cioè, con questo mascara così scuro che ho provato non si nota molto la differenza, ma se avessi preso quello blu, per esempio, guardando le ciglia dall'alto avreste visto il blu, però guardandomi in viso con gli occhi aperti, quindi con le ciglia belle spalancate e divise, avreste visto più che altro la parte scura data dal nero, quindi magari le punte blu e la parte di sopra blu, mentre sotto preferisco sempre e comunque avere il nero. Sulle ciglia inferiori vado a mettere il mascara nero e poi ci vediamo al look finito. E voilà, look finito. Io sono pronta per una festa oppure per le feste. Parliamo un pochino di questi due prodotti. Che dire di questa nuova uscita di Astra? Il Duoversity Eyeliner Mascara è un prodotto che mi piace. Avrei sicuramente preferito acquistare l'altro colore che avevo scelto, cioè l'eyeliner bianco con il mascara blu, ed è quello che farò. L'eyeliner mi piace moltissimo, quindi spero che anche quello bianco sia della stessa qualità. Questo è metallizzato, quello sarà opaco, però devo dire che questo metallizzato si nota molto. Non ho sentito la necessità di mettere un colore più scuro nella parte esterna. È un colore abbastanza soft, quindi portabile anche per chi non ama i colori forti. Ci sono comunque tante scelte e quindi potete scegliere il colore che vi piace di più. Il mascara non è proprio la formula di Astra che mi piace di più in assoluto, perché rilascia molto prodotto e quindi va lavorato subito, altrimenti si asciuga. Però devo dire che le ciglia le divide bene. Chiaramente, utilizzato così su tutte le ciglia, può anche non piacere come tipo di mascara o come scovolino. Io conto di prendere quello blu assolutamente perché era quello che volevo ed è quello che andrò a utilizzare solo sulle ciglia inferiori, perché mi piace, mi è sempre piaciuto e voglio riprovare a farlo. Quindi quello blu sicuramente, anche se rilascia più prodotto o comunque non è la formula migliore del mondo, sulle ciglia inferiori non mi darà nessun tipo di problema. Quindi è un prodotto molto carino, in uno stick, insomma, così piccolino avete due prodotti, colorati, particolari, che cambiano un po' il look. Protagonista di questa uscita è sicuramente la palette. Io ho comprato questa che si chiama Virtual Cult Glitter Palette. No, questo è il nome di tutte le palette, ho sbagliato. Io ho comprato la numero 04 Tokyo Paradigm, dove ci sono questi bellissimi colori molto accesi, quindi che possono essere protagonisti di un look, ma anche di questo ci sono diverse versioni, quindi potete scegliere quello che vi piace di più. È la palette giusta da avere in più, cioè una palette solo di glitter è una palette secondo me bella da avere proprio per le feste. Perché i glitter che sono contenuti nelle palette, insomma, piacciono, non piacciono, poi non si usano. Invece avere una palettina piccolina con più scelta di colori, che si può utilizzare veramente solo nelle occasioni speciali, insomma, solo quando ci va di utilizzarla, secondo me è la scelta migliore. Peraltro sono tutti e cinque colori bellissimi. Quello che mi è piaciuto di meno a livello proprio di qualità è il nero. Non ho provato questo blu e neanche il fucsia, però tra i tre che ho provato il nero è quello che mi è piaciuto di più e quello per cui invece avevo più aspettative. Anche se nel look complessivo l'effetto lo dà, perché i glitter che sono contenuti nel nero, essendo argentati, si notano molto. Questo è bellissimo, e il verde devo dire che è proprio bello, anche se hanno delle
È come se fossero diversi uno dall'altro, cioè questo è più granuloso, il nero, questo vabbè ha una base trasparente quindi ha un effetto diverso, mentre il verde è quello più effetto ombretto, non so se riesco a spiegarmi, ha una consistenza più vellutata, quindi si stende come quasi fosse una crema, ok? E l'effetto poi è diverso comunque sull'occhio. Quindi che dire, sono due prodotti che mi piacciono, vi ripeto, comprerò anche l'altro colore appena arriverà in negozio, perciò anche questa volta Astra mi ha regalato una bellissima uscita, secondo me, perfetta per le feste a cui andremo incontro a breve, per fortuna. Finalmente arriverà il Natale. Quindi spero che il look vi sia piaciuto. Non dimenticate di iscrivervi al canale, come sempre ve lo ricordo, di lasciare un commento, un like se il video vi è piaciuto e di scrivere nei commenti, se avete comprato o se volete comprare questi prodotti e che cosa ne pensate, così magari ci scambiamo qualche idea. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!